Vediamo. Nicola Palmieri, detto Redez, nazionalità italiana. Sesso? Maschile. Non era chiarissimo. Dunque, oggi si parla di un videogame, eh? Sì, un gioco bellissimo. Titolo? Era of Celestials. Ripetiamolo. Era of Celestials. Può farmi uno spelling, per favore? E-R-A-O-F Celestials. Ma si paga? No, è completamente gratuito. Ok, è un gioco free, dal titolo piuttosto altisonante. Qualcosa mi fa pensare che lei stia ricevendo dei soldi per parlarne. Assolutamente no, anzi c'è un link in descrizione che potete tranquillamente cliccare per andare immediatamente a provare questo gioco gratuito. D'accordo, le argomentazioni sono valide, ma qualcosa ancora non mi convince. Mi spieghi il gameplay di questo gioco? Venga, la porto in un mondo molto speciale. Ma è per caso il mondo di Celestials? Sì, è bellissimo. Questo è il mio personaggio, guarda quanto è figo. Ci arrivi in circa un'oretta e mezza, due di gioco, quindi è molto semplice. Il gioco è cappato tipo a 6 milioni. Skill come l'impossibile in pochissimo tempo. Ma ti faccio vedere gli altri personaggi, perché devo dire che le animazioni, le cose sono fatte bene. Lui si chiama Daltrondo. Poi c'è l'arciere, che è una donna. Rapidissima e per nulla sessualizzata. E poi c'è il mago. Yeah. Il mago per comodità tiene le corna dietro la schiena. Però, non in testa perché danno fastidio. È bello. È molto bello. Poi c'è questo potere di ghiaccio. Io di solito faccio il mago, però ho deciso che in questa fase sarò un guerriero. Ma iniziamo. Ma le due armi le hai prese tu? Sì, le ho prese. Allora, c'è una cosa importante da dire. C'è una modalità che va tutto in automatico. Così non devi manco perdere tempo. Questa cosa mi piace veramente tanto. Cioè praticamente tu poi non devi fare niente. Devi fare tutto niente. Il gioco in automatico. Tutto il gioco, guarda. Tu lo puoi osservare. Mm-hmm. Certo? Secondo me dà una marcia in più all'interazione. Tu lo osservi. Però di per sé serve quando devi menare. Perché ci stanno delle situazioni in cui veramente puoi menare. Ma puoi togliere anche tutto. Cioè, si vede meglio. Ok. È bello perché ti lascia soltanto la parte divertente del gioco, cioè andare in giro dal punto A al punto B, poi quando c'è l'azione effettivamente ti riposi un attimo e lasci fare al gioco. Allora puoi disabilitare le varie interfacce, poi ci sono tutte le varie azioni che puoi fare, insomma. Il gioco di per sé è carino, cioè per essere su cellulare è tipo... Ma vedo che graficamente... Fatto, vedi, quello era un critico. E quello... Mi sono trasformato prima nell'entità celeste. Vedete, Redez sta sfruttando tutte le sue capacità. Prima ha fatto un critico, nel senso c'era un Gauguin a terra e quello subito è andato a... Però dovevo soltanto ammazzare 4 panda e adesso andiamo a skillare. Vuoi vedere come skilla di livello? Puoi anche saltare la storia direttamente. Noto che al di là di una certa complicatezza delle meccaniche, il gioco appare davvero soddisfacente, o mi sbaglio? Graficamente è bellissimo! Parlavo di divertimento, il gioco è anche solo lontanamente divertente. Graficamente è proprio bello da vedere agli occhi, poi ti trasformi angelo, un certo perché Celestial, questa entità celeste, l'angelo, e meni fortissimo, e puoi fare la gilda anche! Una gilda? Per caso la pagano anche per sponsorizzare una gilda proprietaria o qualcosa del genere? A me non mi pagano! Questo è un boss. Sì. Chi? Quella fregna davanti no. O...? Questo è un boss e ti può droppare un tesoro con le varie cose, armature rare, eccetera, eccetera. E se lo batti poi è quella... No. No. Vedi, ci stanno varie altre... Ma lo state combattendo in tanti? No, ci sono tutte quelle luci solo perché è Natale? Vedi, ho droppato. È Natale, poi vedrai la... Ho droppato l'armatura iper sgrava. Sono belle soddisfazioni. Ho droppato l'armatura bella, eh? Completo la missione, guarda, skill di livello, 131. E la missione, ma ragazzi, ma si sale con una velocità... È come rimanere... Comunque,
Secondo me, ripeto, sono le missioni che fai. C'è pure un numero da chiamare là in basso, hai visto in sovraimpressione? No, ma si possono togliere. Sì, sì, no. Cose. Poi, vabbè, la mappa è abbastanza grande, c'è anche il troll artico. È il primo gioco in cui la mappa sembra un test di Rorschach, cioè hai fatto caso. Allora, faccio vedere, c'ho tanta gente che mi chiede l'amicizia, io l'accetto, però non li conosco. Accettale perché? Accetto tutti. Perché fare gruppo in questo gioco è tutto. Poi vedremo anche il discorso del no, gilde, che si può fare. La gilda è molto. Si può fare PvP, poi ci stanno le varie ricompense. E è molto importante essere abili nel PvP. Comunque, se dopo l'interrogatorio volesse unirsi alla nostra gilda, sarebbe molto bello. Ma no. E inoltre, se mette Celestials, la scritta Celestial, Celestials, può ricevere tantissimi pacchetti omaggio, perché il pacchetto VIP. Può sempre cliccare in descrizione, per esempio, anche per unirsi alla nostra gilda, no, per unirsi al gioco, poi la gilda viene dopo. Quindi lei non viene pagato, no? Assolutamente no. E poi c'è gira la ruota e ogni giorno puoi girare la ruota. Molto ogni giorno puoi fare questa cosa? 6 volte. Sei volte, ok. Quindi diciamo ogni 2 ore. Poi devi aspettare 6 volte al giorno. Ogni 4 se consideriamo le 24 ore, non le 12. Devi aspettare un po' di tempo. Poi ho preso 100k. Ok, che sei il grifone. Sono apparsi personaggi. Madonna ragazzi, mi sto cominciando. Adesso invece del cavallo ho la tigre bianca. Sì. Guarda, adesso la tigre, guarda che bella la tigre. Ma hai cambiato cavalcatura? Sì, la cavalcatura. Ah, ok, sembra un po' la tigre di Man, sembra Battlecat. Sono tutti i boss da fare, ho 200, 300, 400. Questo mi piace, il ciclope, il ciclope. Livello 500. Ah, ok, non ci boss distanza, invece questi posso accedere direttamente. E via, andiamo a menà. Guarda il boss quando è possente. Ma puoi farlo da solo? Sì, tutti, questo è da solo. E quello che mi accompagna è perché l'ho preso. Bella quella mossa che gira su se stesso. Immagino che l'attacco arrivi dopo quando gli scarichi il vomito in faccia. Ecco, sei stato attaccato. Oh, mi stanno attaccando, stanno a fare PvP sti bastardi. Guarda, sono stato attaccato da dei giocatori. Ma perché c'è il fuoco amico ed è capitato o perché avevano proprio l'intenzione? Non lo so, però mi sono trasformato e quindi adesso mi sono trasformato in... In angelo. In angelo. Se girasse pure attorno... Sai che non ti vedo? Cioè, vedo tante cose, ma... Però, vedi. Uno l'ho segato. Vedi, io sono ancora pieno di energia. Li ho segati tutti quanti quelli là, perché mi hanno attaccato. E loro perché non si stanno trasformando in angelo? Perché non lo so, penso che siano persone brutte. Noto che sull'HUD ti danno anche il livello della batteria. Dov'è? In basso. Ah, abbiamo quasi finito, la lascio andare soltanto perché è Natale. A proposito di Natale, c'è il pacchetto bellissimo, graficamente cambia tutto perché c'è la neve. Guarda che bello, guarda, vieni anche tu a giocare, link in descrizione, cliccalo perché sennò non possiamo fare più queste bellissime interrogatori. Scene 3. Tu puoi anche far picchiare il famiglio, vedi che sta girando e che provoca danni agli orsi polari. Cos'è il famiglio? E io mi porto dietro un panda maestro di karate, che è importantissimo portarsi dietro i panda. È molto bello vedere un animale in via d'estinzione che picchia un altro animale in via d'estinzione. È davvero è una metafora della nostra società che si sta fagocitando, autofagocitando. Poi c'è l'inventario, c'è tutto il mio inventario, però adesso sono tipo iperskillato, c'ho la spada del guerriero d'assalto, classe impossibile. Sì. Devo dire che sto seguendo senza difficoltà questo gameplay. Senza alcuna difficoltà. E poi posso acquistare le varie cose. Tu in che momenti della giornata giochi in genere? Al bagno. Al bagno, che sì, momento è più importante stare al bagno. Però puoi perfezionare la spada. Ma tu hai premuto? Sì, io però c'avevo delle pietre, perché queste poi sono le pietre che puoi acquistare. Okay, quindi tu adesso sei quello? No, quello è quello a cui vorrei arrivare. Perfezionamento, e via. Beh, io sono lui. Per chi viene da Brindisi, quello lì.
E noi ci vediamo al prossimo gameplay. Se ci avete capito qualcosa, poi ce lo fate sapere nei commenti, eh? Va bene. Abbiamo tutti i dati che ci servivano. Una sola domanda ancora. Sì. Questo gioco, onestamente, le piace? Tantissimo! Comunque, se dopo l'interrogatorio volesse unirsi... No. Non fa quella faccia di merda. Io non ti sto nemmeno guardando. Tu stai ridendo e lo sai benissimo. Poi è stata una merda, puzza tantissimo qui.